Sono pari a 4.465 milioni di euro le entrate della finanza provinciale per l'esercizio 2009, un più 0,8% rispetto al 2008. Il bilancio di previsione di quest'anno è quindi assai ricco, ma la vera novità è il corposo pacchetto anticrisi messo in campo dalla Giunta dell'AI per una cifra complessiva di 850 milioni di euro. Di questi, 92 milioni vanno alle fasce sociali in difficoltà e 141 ad interventi per il sostegno delle imprese. Decisi anche investimenti straordinari per 482 milioni di euro. Fra le novità che la manovra introduce, il reddito minimo di garanzia, per una spesa complessiva di 18 milioni. È una manovra che ha come scopo quello di dimostrare concretamente che l'autonomia speciale del Trentino è un grande antidoto contro le solitudini e contro le paure. Proprio in un momento di crisi è una manovra che dà segnali di solidarietà e di vicinanza alle persone, alle famiglie e alle imprese. Ci sono misure contro la crisi e ci sono misure che puntano ad attraversare questa crisi per rinforzare la capacità competitiva del Trentino e per rinforzare la coesione sociale della nostra comunità. Noi puntiamo innanzitutto ad essere vicini a quei nuclei familiari che hanno il rischio di impoverirsi o di andare in condizioni di forte disagio dal punto di vista economico, persone che rischiano o perdono il lavoro, persone che hanno problemi a stare al passo con l'andamento del forte aumento del costo della vita. Per queste ci sono tutta una serie di misure di sostegno al reddito e per queste dobbiamo anche dire che abbiamo previsto di introdurre per la prima volta un principio di reddito di garanzia, per far sì che nessun nucleo familiare che rispetti alcuni requisiti abbia meno di ciò che serve per non andare nella fascia di povertà. Fra il settembre e il dicembre 2008 la provincia aveva già varato una serie di misure di emergenza comprendenti gli aiuti alle famiglie più in difficoltà e il sostegno all'accesso al credito da parte delle imprese. Con la strategia di bilancio 2009 la Giunta dell'AI propone ora un vero e proprio piano provinciale di sostegno all'occupazione e per la ripresa economica. Esso si articola in interventi di sostegno al reddito, misure di contrasto alla povertà e per promuovere l'occupazione, interventi a sostegno delle imprese, azioni strutturali per la produttività e la competitività del sistema, una manovra straordinaria sugli investimenti a sostegno della domanda interna con elevate ricadute sul territorio. Spicca in questo quadro la spesa in favore delle fasce sociali in difficoltà, che ammonta a 92 milioni di euro. Di questi, 18 vanno al reddito minimo di garanzia, introducendo di fatto una nuova concezione di welfare. In pratica, la provincia garantirà a tutti i cittadini residenti da almeno 3 anni il raggiungimento della soglia minima, fissata in 6.500 euro annui per il singolo, che diventano circa 13.000 per una coppia con figlio minore. Previsti invece 22 milioni di euro per sussidi di disoccupazione e 17 per attività formative, più altri 24 all'Agenzia del Lavoro. La manovra prevede inoltre l'assegnazione di voucher per l'acquisto di servizi privati a chi non può accedere all'offerta pubblica, al fine di favorire l'occupazione femminile. Le misure a sostegno delle imprese ammontano ad un totale di 141 milioni di euro. Fra le voci più importanti, quella relativa all'accesso al credito, tramite gli enti di garanzia. 88 milioni sono stati previsti per favorire una maggiore produttività e competitività del sistema. Rientrano in questa definizione le misure per l'accesso alle tecnologie informatiche e alla banda larga e per favorire l'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni. Infine, per il sostegno alla domanda interna è programmata una manovra straordinaria sugli investimenti, per un totale di 482 milioni di euro. Si è deciso prima di tutto di ricalibrare gli stanziamenti finanziari privilegiando le opere di taglio medio-piccolo e quindi quelle più immediatamente cantierabili, quelle che possono essere messe appunto in operatività già nel 2009 e che più facilmente possono coinvolgere ed interessare anche tutta un'imprenditoria locale e quindi che possono avere delle ricadute di carattere economico, finanziario e di sostegno del reddito sulla dimensione locale. Quindi se sono spostate in avanti magari delle opere più importanti per le quali non c'era però certezza di cantierabilità, e invece sono privilegiate queste opere di taglio più piccolo.